Bentrovati amici, consueto appuntamento con l'Indice. Tante cose di cui parlare, però avete visto che a livello nazionale e poi anche regionale si susseguono tutte queste indagini, questi avvenimenti che vanno a colpire il malaffare, ma soprattutto la cattivissima prassi delle tangenti. È chiaro che è difficile lavorare in tranquillità e quindi come imprenditori partecipare alle aste, alle gare, alle cose, quando dall'altra parte c'è il sistema malato, cioè quando ci si trova davanti a tangenti. E io ora non voglio parlare del sottosegretario che oggi ha deciso di rassegnare le dimissioni. Io sono un garantista e quindi fino a quando una persona non è giudicata e la sua sentenza passa in giudicato, fino a quando appunto non c'è la sentenza in giudicato, la persona è innocente, perché nel nostro paese c'è la presunzione di innocenza, non la presunzione di colpevolezza come molte volte si vorrebbe fare. Allora però non c'è dubbio che questo sistema della corruzione sottrae, pensate un po', al paese una cifra pari a 100 miliardi di euro. Questo lo dice l'ANCE Sicilia, i costruttori, che da sempre si batte per la trasparenza nel mercato degli appalti e quindi si fa un plauso a tutti coloro che in questo settore riescono a intervenire. Quindi cosa dice? Bisogna fermare tutto e fare in modo che si possa intervenire sempre di più, soprattutto, ed ecco perché l'ANCE anche a livello comunale sta facendo una campagna di sensibilizzazione e di affiliazione. Più forte è l'ANCE, più si riesce a intervenire nel tentativo di fermare questo malaffare, perché l'ANCE, avete visto, offre servizi ai propri associati particolari, come per esempio la presenza di un esperto quando si aprono le buste, quindi si riesce a capire come funzionano certe cose, fa le denunce. Ecco, questa è una cosa, mentre l'imprenditore alla fine ha sempre un po' di paura, perché invece l'ANCE come associazione fa le segnalazioni alle competenti autorità, quindi a me sembra che questa sia un'ottima cosa. Allora, la segnalazione è importante che ci sia, ecco, dice, da ultimo l'ANCE Sicilia aveva promosso e ottenuto l'approvazione di una legge che dava la massima garanzia possibile di trasparenza negli appalti, ma Renzi l'aveva impugnata e ha imposto anche in Sicilia un metodo che ha continuato il ripetersi di fenomeni di condizionamento delle offerte. Adesso che ANCE Sicilia sta tentando nuovamente di promuovere dall'interno la riforma regionale degli appalti, un criterio che alzi il muro, arriva lo sblocca cantieri che non recepisce del tutto il senso del metodo utilizzato dall'ANCE. Quindi attenzione, bisogna essere forti e insieme per cercare di fare tutto più trasparente. Ecco, questa era l'apertura. Cambiamo discorso e andiamo ad una notizia che parla delle zecche, che non sono le zecche. Non dice, ma le zecche, ci sono le zecche, non sono le zecche, sono delle zone che sono economicamente interessanti e che potrebbero dare un certo respiro al territorio non solo siciliano ma anche ibleo. E c'è stato oggi un comunicato da parte dell'onorevole Orazio Ragusa, che essendo lui della commissione attività produttive, in pratica hanno affrontato questo argomento, ma l'onorevole Ragusa, devo dire la verità, si è impegnato anche affinché ci fosse da parte del territorio ibleo una conoscenza di queste possibilità, perché i sindaci potrebbero inserire particolari siti dei loro territori in queste zecche e quindi avere poi una
una serie di favori dal punto di vista economico, eccetera, eccetera. Abbiamo raggiunto l'onorevole Orazio Ragusa per telefono e gli abbiamo proprio chiesto che cosa sono, che, qual è l'attività che può favorire territori come i nostri in quest'ambito delle ZEC. Sentiamo. Sin dal nostro primo insediamento in Commissione Attività Produttive abbiamo trattato l'argomento delle ZES, zone economiche speciali. Sono delle zone dove si potrebbe favorire la crescita e lo sviluppo. La delibera ministeriale comprende dalla Sicilia 5.780 ettari di terreno da inserire all'interno delle zone economiche speciali, avente come faro guida il porto di Palermo e il porto di Catania. Allora a questo punto i territori hanno fatto richiesta di poter essere integrati all'interno di queste zone economiche speciali perché ci sono dei vantaggi fiscali, dei vantaggi con contributi da parte del Ministero dell'Industria della Regione Siciliana per far sì che nascano delle imprese nuove. Tenendo presente che già il porto di Pozzallo e l'aeroporto di Comito sono già inseriti all'interno del ZES, cosa chiedo io per la mia provincia? Io chiedo che anche le zone artigianali di Modica, le zone industriali di Ragusa, l'autoporto di Vittoria tutte, e la zona artigianale del comune di Scicli, tutti quei comuni che oggi hanno in itinere delle zone artigianali dove possono essere previsti insediamenti produttivi, debbono far sì che presentino la proposta di inserimento, perché è chiaro che se nessuno avanza proposte, certamente non verranno né cercarci a casa per far sì che questo possa avvenire. Ci ho detto, lunedì incontrerò tutti i sindaci e gli assessori allo sviluppo economico della provincia presso il Libero Consorzio di Ragusa, perché ci sarà pure la piattaforma che ospiterà tutte le richieste e come devono presentare le richieste e le cartografie. Quindi diciamo è un lavoro propedeutico per far sì che tutto questo avvenga. Certamente tutto dipenderà dalla cabina di regia attraverso le nostre richieste che faremo per fare inserire nuovi territori. Allora, queste sono le ZES, naturalmente non le ZEC, avevo fatto la battuta e poi con la battuta mi è rimasta la parola. Sono le ZES, che sono le zone economiche speciali. E quindi la prossima settimana ci sarà questo incontro alla provincia, quindi il commissario Piazza, diciamo, ha preso la palla al balzo e di conseguenza si è pensato di riunire tutti i sindaci. È possibile quindi individuare delle zone che potrebbero essere inserite in modo strategico nell'ambito di queste ZES. Quindi la Ragusa dice i vantaggi non solo saranno vantaggi fiscali tramite il credito d'imposta, ma anche e soprattutto la semplificazione delle procedure sulla base di quello che chiede il mercato. Ci sarebbero e ci possono essere tanti investitori che intendono creare impresa nel nostro territorio. Il compito della politica è legare la domanda all'offerta affinché si crei una sinergia tra istituzioni e imprenditori. Le ZES servono da stimolo e attrattiva per creare nuove opportunità di sviluppo e occupazione. Quindi voglio dire, se noi riuscissimo ad approfittare di questo sarebbe una gran bella cosa, perché poi io sono sempre lì a chiedermi ma come mai abbiamo questa abitudine di piangerci sempre addosso, eppure se andiamo a fare un po' di elenchi delle tante cose che sono nel nostro territorio dovremmo dire che siamo stati baciati dalla fortuna, voglio dire dalle coste, dal territorio, dai gusti, dal petrolio, abbiamo tante di quelle cose che noi non dovremmo lamentarci mai. È vero che ora parliamo di infrastrutture e la cosa ci rende praticamente molto sofferenti, ma è chiaro che noi stessi dobbiamo farci coraggio. Ora, per esempio, vi dico una cosa. Sono stati analizzati per dire
300 destinazioni in Italia e nel mondo da questi motori di ricerca tipo Olidu, cose del genere, che hanno analizzato il costo medio della vita nelle, diciamo, quando uno viene da queste parti, quanto costa. Allora, si è scoperto che Ragusa costa in pratica sui 119 euro in media ad agosto. Invece le località che sono le più economiche sono Sciacca, Gioiosa e il Monte Etna, sono quelle più economiche in agosto. Taormina e San Vito Lo Capo sono invece le più costose. Naturalmente questo è chiaro, sono sempre medie, come si dice, non si può essere, cosa vuol dire 119 euro? Si fanno delle medie, però i nostri territori sono stati analizzati, quindi sono abbastanza interessanti e possono attirare più turisti, più turisti, più persone che vogliono stare dalle nostre parti. Il problema comunque resta sempre la questione lavoro, e soprattutto quando si tratta di periodi del genere, che sono quelli in cui si raccoglie, ci sono periodi in cui si raccolgono i pomodori, poi quando si raccoglie l'uva, la campagna è fatta così. Ma c'è sempre purtroppo questo fenomeno del caporalato. Il fenomeno del caporalato, soprattutto in queste zone dove si lavora la terra e c'è bisogno di molti lavoratori stagionali in un preciso periodo con precise caratteristiche, lì c'è il fenomeno del caporalato. E voi lo sapete che cosa è? Si tratta di persone che praticamente offrono il lavoro agli imprenditori che vogliono in qualche modo comunque eludere un po' quella che è la legge, e poi vanno a raccogliere, a trovare le persone che hanno sempre più bisogno e li pagano sempre meno, proprio perché la necessità costringe molte persone, soprattutto magari chi non è tanto in regola, chi ha vari problemi, di accettare qualunque tipo di contratto, di lavoro. Allora, oggi è stato fatto diciamo in prefettura, c'è stato un tavolo per cercare di in qualche modo fermare questo fenomeno, anche se dobbiamo dire che dalle nostre parti non è così particolarmente, diciamo, evidente, succede molto di più in altre zone, soprattutto nelle Puglie, là c'è molto più, il fenomeno del caporalato è molto più evidente. Comunque il prefetto Cocuzza ha deciso di intanto convocare tutte le forze dell'ordine, tutte gli enti interessati, per poter studiare un progetto che serva a fermare il fenomeno del caporalato. Vediamo di che si tratta. Sua Eccellenza, una condivisione, un protocollo di intesa, un progetto di legalità contro il caporalato. Sì, un protocollo d'intesa contro il caporalato, o meglio per la prevenzione del fenomeno del caporalato, perché le forze di polizia, devo dire, svolgono un'attività mirabile sul territorio per il contrasto del caporalato. Basta aprire i giornali ogni mattina e si trova sempre da parte di tutte le forze dell'ordine un'operazione proprio finalizzata al contrasto, e quindi al fatto, appunto, di bloccare certe pratiche. E noi dobbiamo andare a monte del fenomeno, e il protocollo appunto mira a fare questo, mira a creare una rete di interventi, i più vari, che vanno da quello del centro per l'impiego determinante, dove grazie anche al nostro centro polifunzionale, dove questo sportello del centro per l'impiego si attesterà e avverrà proprio lì l'incontro tra la domanda e l'offerta, la domanda appunto dei lavoratori e la richiesta da parte dei datori di lavoro. E occorre che venga sfatata la convinzione in base alla quale
il lavoro regolare non è remunerativo per il datore di lavoro, o meglio, il lavoro regolare è più oneroso, e non è così invece, perché ci sono al contrario numerosi vantaggi per i datori e misure per i datori di lavoro, tali per cui conviene il lavoro regolare. Tutto questo non riguarda solo gli stranieri, ma anche gli italiani. Naturalmente sì, ovviamente il protocollo non è finalizzato al contrasto del fenomeno, anzi alla prevenzione del fenomeno del caporalato nei confronti degli immigrati o nei confronti dei cittadini stranieri, e il fenomeno è generale e si rivolge a tutti. Il tavolo permanente di monitoraggio è già stato avviato l'1 marzo, questa è la seconda riunione, e la cadenza possiamo di volta in volta stabilirla, ma comunque ecco, non meno di una cadenza trimestrale, poi con dei punti di situazione periodici, semestrali eccetera, per cercare di correggere, modificare, migliorare ecco, le buone pratiche che vorremmo mettere in campo proprio per la prevenzione di questo fenomeno. Gli attori sono tanti, appunto, gli enti locali, CPIA, Centro per l'Impiego, INPS, INAIL, non vorrei adesso appunto che me ne sfuggisse qualcuno, ma sono veramente tanti, tutti dobbiamo andare nella stessa direzione. Ecco, sotto questo punto di vista, questo è il secondo incontro, cosa è cambiato dall'insediamento? C'è già qualche risultato? No, abbiamo avviato alcuni propositi, naturalmente, che avevamo già diciamo così, approfondito nel precedente tavolo, per cui adesso si tratta veramente di mettere a regime alcune iniziative e partire decisamente. Si tratta, come avete sentito, di un progetto che deve ancora trovare la sua connotazione, però sembra molto interessante e quindi il prefetto se ne è fatto carico. Poi dobbiamo anche dire che c'è un interesse da parte della politica, in questo caso ci scrive l'onorevole Minardo, che parla di, cioè ha fatto una proposta di legge per promuovere l'espansione della imprenditorialità diffusa, introducendo alcune misure di agevolazione a favore della nascita di microimprese giovanili e femminili. Infatti, dice, è proprio questo il problema. Ecco perché ha presentato questo disegno di legge a sua firma. La crisi economica negli ultimi anni ha portato alla chiusura di moltissime imprese, soprattutto le piccole e le medie. Tra fallimenti, liquidazioni, procedure non fallimentari, sono state oltre 200.000 le aziende italiane chiuse. Ora, il problema qui, in questa vicenda, aiutiamo i giovani, però dobbiamo anche comprendere che tipo di lavoro serve, che tipo di imprese serve. Perché oggi, purtroppo, io ne vedo tante, guardate, camminando per la città, capita in alcune zone di vedere dei negozi che cambiano ogni 7-8 mesi il volto. Prima è una pizzeria, sto dicendo, poi è un negozio di una cosa, poi è un'altra, poi li trovi chiusi, c'è scritto affitta, si è chiusa attività, perché probabilmente... Ecco, forse lì bisognerebbe fare un po' di formazione. La formazione dovrebbe servire a far capire quali sono i settori che hanno bisogno di aziende. Perché è inutile, perché diciamo le pizzerie e l'asporto vanno bene, ma fino a quante ce ne possono essere? Ho fatto un esempio, come tante altre, oppure le pasticcerie, ma quante pasticcerie possono esserci? No, i dolci piacciono, sì, ma in una strada ce ne sono 4-5, se andate in via di Vittorio vedete, allora è chiaro che bisogna anche capire, sì, ma io so fare il pasticcere, bene, ma bisogna capire se queste richieste, perché poi andando un po' più sopra si vedono i negozi che hanno chiuso, quindi bisognerebbe anche fare formazione su questo, piuttosto che come fa Confcommercio, no? A me piace, siccome il titolare, senza offesa, non sarebbe male, il presidente, hanno delle tipo B&B,
vogliono che tutti facciano i B&B e gli fanno corsi per fare, per gestire un B&B, e non si rendono conto purtroppo che il B&B non è un buon sistema per fare turismo, perché il turismo ha bisogno di numeri se vogliamo vivere il turismo. Per chiudere questo discorso, proprio oggi sui giornali principali si può vedere per esempio qual è il paese europeo che ha una previsione di crescita maggiore. Noi siamo allo 0,1, l'isola di Malta è quasi al 6%. Ma come vive l'isola di Malta? Soprattutto con il turismo e con il terziario. Allora, se noi non riusciamo a fare questo, è chiaro, va bene. E a questo punto andiamo all'annosa vicenda, e così apriamo questa ampia pagina dedicata all'autostrada. Ne avevamo già parlato ieri, avevo fatto risentire l'intervista con la Campo. Oggi c'è stato questo incontro al comune per parlare delle attività. Allora, sentiamo prima di tutto cosa dice il sindaco, perché il sindaco ci spiega qual è l'idea. E l'idea è molto semplice. Ecco, sentiamo Peppe Gazzì che ci spiega che cosa faranno sabato prossimo. Allora, sabato ci sarà un punto di raccolta intanto per i manifestanti, che è stato fissato nelle due aree di servizio AGIP che ci sono tra lo svincolo di Bruscè e lo svincolo di Castiglione. Quindi c'è un momento di raccolta, quindi un momento di confronto, un primo momento di raggruppamento, diciamo, dei manifestanti, e dopo questo momento ci sarà, percorreremo questo tratto di strada che va appunto dalle aree di servizio AGIP fino all'area di servizio Lukoil che c'è in contrada Coffa. Anche lì poi ci sarà un momento di incontro, di dibattito, di interventi da parte degli organizzatori. Sindaco, quali sono i sindaci che sono coinvolti comunque in questa questione Ragusa-Catania e che oggi non sono presenti? I sindaci siamo tutti quelli interessati dall'infrastruttura, e quindi posso citarli: c'è Chiaramonte, c'è Licodia Eubea, c'è Francofonte, c'è Lentini, Carlentini, c'è anche Catania ovviamente, non so se ne dimentico qualcuno, comunque sono questi i sindaci interessati, siamo tutti molto consapevoli e partecipi, abbiamo fatto varie riunioni insieme perché obiettivamente questa è un'esigenza che condividiamo nella maniera più assoluta. Questa è Tele Iblea. Vamos pa la playa. Adrenalina pesca. I migliori marchi della pesca sportiva a tua disposizione. Al vostro servizio per soddisfare la clientela più esigente ed aiutarvi nella scelta di prodotti di alta qualità. Esperienza, competenza e cortesia al vostro servizio. Vieni a trovarci, via Pompei 1, a Ragusa. Costituita nel 1969 per la salvaguardia degli interessi professionali degli imprenditori edili, l'ANCE di Ragusa è da sempre impegnata nello sviluppo dell'industria edile e nella qualificazione tecnico-professionale delle imprese del settore. L'ANCE fornisce ai soci specifici servizi per superare le difficoltà che quotidianamente le imprese edili sono costrette ad affrontare. Entrando a far parte della grande famiglia degli imprenditori edili e dei costruttori, potrai contare su 50 anni di esperienza. Contatta gli uffici dell'ANCE di Ragusa, invia una mail a info@ance.rg.it. Facciamo questa marcia lenta, neanche questa marcia di trasferimento, perché non si può fare. Voi sapete che spesso si creano anche delle
preoccupazioni. Io oggi sono stato a Catania e vi posso dire che a un certo punto c'era una lunga, perché poi si stanno facendo anche dei lavori, se poi andiamo a capitare, speriamo che sabato mattina non ci sono, ma ci sono i semafori sulla 514 che ti fanno stare fermo anche 3-4 minuti, quindi 3-4 minuti che si fa una bella fila, se poi ci mettiamo anche quelli che fanno la marcia lunga, allora la marcia lenta potrebbe essere pericoloso. Intanto è chiaro, serve dare un segnale, far capire che c'è un problema di mobilitazione. Oggi in questo incontro c'erano molte organizzazioni, anche se poi per esempio i sindaci che ci dovevano essere non ci sono stati, io mi chiedo sempre perché manca qualche sindaco, non vorrei che si fosse rotto qualche fronte su questa vicenda, però vi dicevo c'erano alcune forze. Iniziamo con i sindacati. Allora, abbiamo intervistato i rappresentanti proprio per capire come i sindacati possono dare una mano. C'è stato il 1° di maggio e la CGIL ha detto che avrebbe, o comunque i sindacati, che avrebbero segnalato il problema al 1° maggio a Bologna. Allora non sappiamo se è stato segnalato e se serve qualche cosa, ma non c'è dubbio che noi notizie da questa parte non ne abbiamo. Allora, sentiamo i sindacati. Mobilitazione compatta, giorno 11 per una struttura che vogliamo di diritto. Assolutamente sì, assolutamente grande compattezza per un obiettivo che è assolutamente essenziale per il territorio, ma in particolare io parlo per la categoria degli edili, insomma per il comparto dell'edilizia in generale. Per questo comparto è assolutamente vitale in questo momento la realizzazione finalmente di quest'opera, che è importante per il territorio, è importante per l'economia ragusana, ma è importante anche per dare risposte alla fame di lavoro che c'è. C'è tanta gente che ha perso il lavoro nel corso di questi anni, abbiamo una condizione del lavoro edile assolutamente precaria, grave, tanta gente che è costretta a stare a casa o a immigrare. Questa cosa non è più tollerabile, non è consentibile. Bisogna che troviamo finalmente una risposta seria da parte del governo nazionale, innanzitutto, e del governo regionale, che deve agevolare ed aiutare a raggiungere questo obiettivo che accomuna i cittadini, accomuna le categorie produttive e è assolutamente vitale per il comparto dell'edilizia in generale. La prima novità di cui siamo contenti è che tutto il territorio compatto si è riunito per andare a rivendicare un diritto che ce l'hanno tutti, insomma tutta la cittadinanza italiana tranne la provincia di Ragusa, per questa benedetta autostrada. L'obiettivo è quello che giustamente giorno 13 c'è una scadenza che il governo deve dare delucidazioni al CIPE su come intende fare questa strada, e siccome riteniamo che l'unico modo per poterla fare è quello che lo Stato italiano già ha delineato da 10 anni a questa parte, e quindi speriamo che questa nostra piccola manifestazione faccia capire al governo che insomma deve prendere una decisione seria rispetto a questo. Sì, è gravissima la situazione nella provincia di Ragusa, perché voi come categoria, come CGL, CISL e UIL, voi capite che si sono persi in provincia di Ragusa più del 50% di posti di lavoro nell'edilizia, più altre fabbriche che stanno chiudendo come Colacem a Pozzallo, a Modica, che già è chiusa, perciò oggi giustamente questa qua è una manifestazione che serve per rilanciare il territorio, per fare un'infrastruttura importante, che questa infrastruttura serve per attirare investimenti delle imprese, per poter sviluppare questo nostro territorio che ne ha tanto bisogno. Finora non abbiamo mai cercato soldi dello Stato, non abbiamo mai cercato la convenzione dello Stato, ma oggi cerchiamo questa convenzione perché questa infrastruttura è vitale per il nostro territorio. Che poi devo dire una cosa che credo sia importante. Certo, noi segnaliamo, facciamo la stigmatizziamo e cerchiamo di sensibilizzare qualcuno. Ora pare che questa dottoressa Del Verme, che ne abbiamo parlato già sabato e anche lunedì, questa dottoressa Del Verme avrebbe questa idiosincrasia nei confronti di questa autostrada, di questa strada, proprio perché non gli piacerebbe la
la società che la deve realizzare, ha paura che non ce la faccia e cosa c'è. Però la cosa che vorrei dire io è un po' come la questione del traghetto. Per certe realtà l'autostrada, quel collegamento, non è un piacere. È come quando noi da Messina ce ne andiamo a Reggio Calabria. Non è che ci pigliamo la nave da crociera e quindi per noi è un piacere, un divertimento e deve costare tanto. Quello è una necessità, perché sappiamo che quanti problemi ci sono nei collegamenti fra la provincia di Ragusa e la provincia di Catania e quindi poi le altre autostrade e compagnia bella. Quindi qua dovrebbe essere lo Stato a pensarci, ma non c'è bisogno di stigmatizzare, lo dobbiamo fare, ma sarebbe normale dire: ma quello è un servizio che devi dare, è un servizio che ai cittadini della provincia di Ragusa si deve dare, non perché l'autostrada è un divertimento, ma perché è l'unico collegamento e necessita che sia un collegamento come si deve. Va bene, ora va bene, diamo a Cesare quel che è di Cesare e diamo a coloro che si sono impegnati sempre negli ultimi tempi in questa vicenda, diamo un po' di spazio. Allora iniziamo con Santocono. Io a un certo punto avevo anche capito che Santocono non era così d'accordo su come si gestiva questa vicenda della 514. Attenzione, possiamo anche essere noiosi, io so qualche telespettatore può dire: mi, quando state parlando questa cavolo di autostrada, però devo dire che non c'è dubbio che ci sono moltissimi interessi e attenzione, anche perché l'Ambaradan muove 1 miliardo, insomma, e qualche cosa la deve fare, lo deve, 1 miliardo che si investe su questa zona, qualcosa la deve muovere. Quindi mi era sembrato che Santocono volesse fare qualcos'altro, ora si è un po' adeguato, però resta ancora un po' scettico. Sentiamo. Pippo Santocono, presidente CNA e facente parte anche del comitato per la Ragusa Catania, mobilitazione giorno 11, questa marcia lenta. Abbiamo percepito delle perplessità da parte della CNA. Ci vuole spiegare quali sono i punti in cui, insomma, la CNA non ha molto chiara questa marcia lenta? Partiamo dal presupposto che noi come CNA sin dal 2003 partecipiamo a tutte quelle che sono attivamente, a tutte quelle che sono state le iniziative a sostegno della realizzazione di questa benedetta o maledetta autostrada. Noi siamo fermamente convinti che delle azioni di mobilitazione di tutto il territorio vadano fatte, debbono necessariamente essere fatte, perché le battaglie si fanno, le guerre si fanno, le sfide si lanciano per il territorio, non per un ritorno del singolo soggetto oppure della singola associazione di rappresentanza. Ritengo però che a distanza di oltre 15 anni, quasi 20 anni, di cui si parla di autostrada con accelerate e brusche frenate, la marcia lenta, che chiamiamola così, la marcia lenta, questa mobilitazione che viene fatta, doveva avere e debba avere un seguito e non un saluto, nel senso, io faccio la manifestazione, si completa la manifestazione e ce ne torniamo a casa, no. Per me bisogna continuare, così come abbiamo sempre detto, in maniera continuativa e progressiva. Dobbiamo arrivare costantemente, continuativa e progressiva, dobbiamo arrivare fino al punto di sì o no, perché è una lotta che noi sentiamo di fare, è una cosa giusta che noi facciamo, lo facciamo per il territorio, per il futuro dei nostri giovani, per il futuro delle nostre aziende. Quindi non per essere critico nei confronti di questa manifestazione, però se qualcosa deve essere fatto a distanza di 15 anni deve essere qualcosa che resta sino a quando, che può essere da un presidio permanente, che sia da uno sciopero della fame, cioè qualcosa che effettivamente faccia sentire ed arrivare a chi deve sentire, deve decidere che noi continueremo fino alle estreme conseguenze, il territorio non lo abbandoniamo. Bene, e allora chiudiamo anche questo argomento, o meglio, sentiamo le ultime due interviste. Gli ultimi due protagonisti sono Sica e Gallinera, perché devo dire mai hanno
abbandonato la loro intenzione di protestare. E devo anche dire che c'è un intervento dell'onorevole Di Pasquale, che non era presente sabato scorso, che dice che è necessario che ci sia la partecipazione di tutti in questo frangente. Allora, è una scommessa. Se non riusciamo a far sì che giorno 13 il progetto venga approvato, noi dimostriamo di contare poco. Ecco, questa è la verità. Contiamo poco e a quel punto dobbiamo farci i conti perché contiamo così poco. Non so se mi sono spiegato. Sentiamo Siga Ingallinera. Comitato Ragusa Catania, Roberto Sica, Salvatore Ingallinera. Allora, vogliamo anche scendere un po' nei particolari di come si sta strutturando, vi state muovendo per la marcia lenta di sabato 11. Sì, non è una marcia lenta perché tecnicamente nell'immaginario collettivo sicuramente è la terza espressione di spostamento da Ragusa verso Catania. Ci sarà dal punto di vista operativo, ci sarà il concentramento incontrato a Bettafilava fra le due AGIP, quindi fra il bivio di Santa Croce Bruscè e Comiso. Poi ci concentreremo, diremo una serie di regole per poi spostarci presso la Lukoil di Quadrato Coffa, dove avremo le orazioni, le motivazioni, la piattaforma per questo momento vitale e importante della procedura della Ragusa Catania, e lì speriamo anche di avere qualche piccola novità. Di autore. Incontro del 13 maggio, no? Per il CIPE. L'incontro del 13 maggio sarà fondamentale, essenziale per capire. Il 13 maggio è il limite che ha dato il CIPE al concessionario per definire tutte le pratiche affinché si possa andare al prossimo CIPE di cui non si ha nessuna notizia oggi, e per poter definire la questione. Noi siamo in mobilitazione da gennaio, siamo alla terza manifestazione che questo territorio unito in tutte le sue componenti sta manifestando al governo nazionale, in questo caso perché il governo nazionale è colui che deve ora decidere se questa strada si deve fare oppure no. Il problema della tariffazione che è stato sollevato è un problema, è un falso problema per quel che ci riguarda, perché ci saranno modi e tempi successivamente per poterlo affrontare e risolvere con più serenità. Peraltro la Regione e i sindaci si sono già pronunciati in tal senso con partecipazioni proprie per abbassare i pedaggi. Questa è Teleiblea. Costituita nel 1969 per la salvaguardia degli interessi professionali degli imprenditori edili, l'ANCE di Ragusa è da sempre impegnata nello sviluppo dell'industria edile e nella qualificazione tecnico-professionale delle imprese del settore. L'ANCE fornisce ai soci specifici servizi per superare le difficoltà che quotidianamente le imprese edili sono costrette ad affrontare. Entrando a far parte della grande famiglia degli imprenditori edili e dei costruttori, potrai contare su 50 anni di esperienza. Contatta gli uffici dell'ANCE di Ragusa, invia una mail a info@ance.rg.it. Farmacia Falcone di via Falcone 99 a Ragusa. Alla Farmacia Falcone, oltre ai consueti farmaci da banco e su prescrizione, troverete i migliori prodotti per la cura del vostro corpo e per tutte le età. Segui ogni venerdì nell'indice i consigli del dottor Giummarra della Farmacia Falcone di via Falcone 99 a Ragusa. A Ragusa, i vini sfusi siciliani e nazionali, sia rossi che bianchi, sono solo da Vini Olindo, in via di Vittorio 116,
Da più di 30 anni Vini Olindo soddisfa la clientela più esigente con oltre 1000 etichette di vini imbottigliati siciliani e nazionali, i migliori distillati, le bollicine delle aziende più prestigiose italiane ed estere. E non mancano i prodotti tipici della nostra terra. E ultima novità, da Vini Olindo le birre artigianali siciliane con vari gusti e gradazioni in grado di soddisfare i palati più esigenti. Venite a trovarci! Vi aspettiamo in via di Vittorio 116 a Ragusa, telefono 0932 62 33 11. E ricordate, il vostro regalo lo spediamo dove volete, a Ragusa è gratis. Beh, bene, per modo di dire, vabbè, comunque chiudiamo l'argomento, gli abbiamo dedicato parecchio tempo, poi sabato diremo qualcosa su questa marcia lenta. Ormai, diciamo, ce la dobbiamo vedere tutta, anzi, come dicevano gli antichi cinesi, dobbiamo assecutare il Munzignaro. Questo lo dicevano i cinesi e noi lo riportiamo. Cambiamo completamente argomento. Intanto, ecco, siamo contenti che Modica continui a portare in tutto il mondo. È un po' come... c'era quella barzelletta che diceva Dio è ovunque, no? Il Papa che era Wojtyła si sta attrezzando perché va ovunque. E qui la stessa cosa dice Modica è ovunque. Dovunque ci sia una manifestazione in cui si mangia nel senso che loro mangiano, c'è Modica. Ora, Modica è tra i grandi dell'agroalimentare Tutto Food 2019. Ora non so se è solo merito del cioccolato o di chi lo promuove. Allora dice che Modica ha lo stesso tavolo dei colossi emiliani, Grana Padano, aceto balsamico di Modena e poi Veneti anche, l'Asiago e il Piave. Quindi questa è la kermesse milanese che si chiama Tutto Food. Naturalmente il sindaco in queste cose gli piace, ci sguazza, Lino Scivoletto ci sguazza, e però voi sapete che il sindaco ha il problema di questi richiami della Corte dei Conti e anche l'interpretazione del bilancio del comune. Andiamo velocemente a Vittoria. Purtroppo Vittoria, voi sapete, ha un consiglio, non ha il consiglio comunale, ha solamente i commissari, però i commissari si avvicina la buona stagione e cominciano a fare un po' di lavori. Sistemare la villa, ma anche compattare la spiaggia della Lanterna. È un vero peccato che Vittoria, che dovrebbe poter contare su chilometri e chilometri di splendida spiaggia, a parte quella davanti praticamente all'albergo, poi la zona della Lanterna, cioè, gli manca la spiaggia, non la zona della Lanterna, la zona quella dei vari, come si chiamano? Della costa, ora non mi ricordo come si chiama, ma verso Gela, e poi anche la sistemazione della villa da parte dei commissari. Ora ci spostiamo, a proposito di territorio, di nuovo a parlare del parco degli Iblei, perché questa volta la nota arriva da Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia che ha sul parco degli Iblei un certo disappunto, sono abbastanza dubbiosi, e voi sapete, ne ha parlato anche qui Armao, dicendo ah che bello, stiamo facendo il parco degli Iblei, però dice qual è il vero scopo? Non vorremmo che poi, parlando di sviluppo e compagnia bella, invece il parco serva a bloccare queste tre province. Tuttavia sono le perplessità, infatti la legge è ormai datata, è del 2007, le documentazioni tecniche e scientifiche poste a fondamento del progetto non appaiono più aggiornate, il territorio rurale rischia seriamente di essere assoggettato a vincoli cogenti in percentuale ben superiore addirittura al 70%, cioè in tutta quest'area ci sarebbero dei vincoli che sono di più del 70% del territorio. Non solo, gli imprenditori agricoli
i proprietari dei terreni, i cacciatori, coloro che hanno interessi economici collegati al territorio temono seriamente che la quantità e l'intensità dei vincoli possano pregiudicare definitivamente le attività con notevole danno della identità culturale delle nostre contrade. E ancora, a dispetto della vantata correttezza formale dei vari passaggi, è stata scarsissima nei fatti l'informazione sulla istituzione di questo ente, la cui importanza non è ancora percepita da nessuno. Tutti i rilievi sopra evidenziati impongono la massima attenzione. E io devo dire che qua Fratelli d'Italia in questo caso ha abbastanza ragione, e infatti chiede al sindaco di essere informato sulla perimetrazione, sulle aree, ponendo l'accento sulle necessità di non gravare la popolazione del territorio di vincoli non condivisi. Allora, io credo che questa sia una cosa giusta da dire, perché io ho vissuto la vicenda. Vi ricordate quando addirittura anche personaggi di quella che era la sinistra, che non è una sinistra stemperata un po' come ora, era la sinistra dei tempi andati, che si era battuta fortemente, il mondo dell'agricoltura si era lamentato fortemente. Allora io mi chiedo, se siamo quelli che siamo, nel senso che tutti rimangono a bocca aperta per la bellezza del paesaggio e qua là, cosa vuol dire? Vuol dire che noi siamo stati in grado di preservarci. L'abbiamo fatta autonomamente, senza bisogno che ci sia una legge che va a bloccare le cose. Perché noi siamo stati così bravi nel passato di non esagerare come hanno fatto in altri posti, e quindi devo dire che grazie a Dio siamo quelli che siamo. Ora, non vorremmo che poi, come si dice, troppa grazia a Sant'Antonio, quindi nella voglia di preservare poi si preserva troppo e finisce male. Quindi io sono dell'idea che dobbiamo sentire questi di Fratelli d'Italia per capire qual è la loro preoccupazione, e anche per capire effettivamente con un progetto del 2007, quindi di ben 12 anni fa, se non fosse il caso di ridare un'occhiatina e guardare alcune cose. E questa è una. L'altra protesta è una protesta che arriva un po', o meglio, che viene in qualche modo accolta e però rimandata, la questione della Banca Agricola Popolare, perché abbiamo letto ieri che la Banca Agricola ha deciso, l'altro ieri è pubblicato, di permettere la vendita alla banca stessa di delle azioni che erano state giudicate che non si potevano liquidare, no? Perché c'era quella famosa legge. Allora è stato chiesto alla Banca d'Italia di poterlo fare, però ecco, alcuni vincoli sono preoccupanti. Se non stai morendo non ti aiutiamo, voglio dire, se non stai, ma mi dici che tipo di malattia hai? Cioè, questa a me pare una cosa un po', cioè, c'è uno essere malato, cioè, se è malato poco non si può prendere i soldi, se è malato molto sì, allora uno che c'è a dire che è malato, che documenti volete su questo? Allora, io dico che c'è anche un limite di 15.000 euro, quindi non si può andare oltre, però andare a chiedere che tipo di malattia c'ha, c'hai, perché io ti devo ridare i tuoi soldi, questa non mi pare una bella cosa. Quindi direi che su questo la banca dovrebbe un po' ripensarci. Bisogna aiutare coloro che hanno bisogno, uno che economicamente non sta bene si vede, ma non c'è neanche bello a chiedere, ah, se non sei malato non ti restituisco i soldi. Quindi questa cosa non è bella. Bene, con questo noi chiudiamo il nostro telegiornale e vi lascio con la pagina sportiva. C'è la notizia positiva della Passalacqua, ma siamo a 2 su 3, poi tutto si può ribaltare, avete visto il Barcellona, quindi siamo 2-1 per loro. Domani
l'altra gara non si sa mai. E poi ce la vediamo nella bella. Sentiamo Gianni Papa, grazie, ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. Cara Daphne, nel 1955, come sai, l'Unione Europea è nata proprio a Messina, in questo bellissimo salone. Però l'Europa si è dimenticata di noi. Hai ragione, Cateno. Siamo isolani, ma siamo rimasti sempre più isolati nel mercato internazionale. E da un mercato di produzione siamo diventati soltanto un mercato di consumo. Bisogna ritornare nuovamente ad essere protagonisti. È vero, più sud, in Europa. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Moboni al consueto appuntamento settimanale con Mondo Crociera. Mondo Crociera è la trasmissione televisiva che gira i luoghi più belli al mondo a bordo di navi da crociera più belle al mondo. Potete vedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive sul sito sportdoor.tv/mondocrociera, ora anche con il telefonino, con la Smart TV e con il vostro personal computer. In questa puntata siamo venuti in Groenlandia con Hurtigruten, che è la compagnia del postale norvegese, ma si è specializzata nelle crociere, diciamo, esplorative, nei posti estremi come le Svalbard, l'Islanda, la Groenlandia, il Polo Nord, il Nord America, il Canada e anche il Polo Sud. Insomma, ci aspetta una bellissima puntata tutta dedicata a questo meraviglioso territorio che è la Groenlandia. Quindi mi raccomando, navigate con noi. Sì, Nuuk è la seconda città della Groenlandia, abitata da 5.000 persone, la capitale è Nuuk con 15.000. In tutta la Groenlandia abitano 55.000 persone su un territorio di oltre 2 milioni di chilometri quadrati. Sisimiut si trova poco sopra il circolo polare artico, nel comune di Kekkata, ed è la prima tappa dell'itinerario preparato da Hurtigruten. È il porto più settentrionale della costa occidentale e grazie all'influsso della corrente del Golfo è quasi sempre libero dai ghiacci, il che permette un'attività navale costante e una dotazione di banchine adatta anche a grosse imbarcazioni. Le attività principali, come in tutta la Groenlandia, sono la caccia e la pesca, ed un tempo da qui si partiva per la caccia alle balene. Chiamare eschimesi gli abitanti della Groenlandia è molto riduttivo. La parola eschimo è stata inventata proprio come sistema riduttivo di questa popolazione, che vuol dire mangiatori di carne cruda, creatori di racchette. Il vero nome della popolazione della Groenlandia è Inuit, o meglio Kalaallit, uomo. Lungo le strade percorse da ben poche automobili si incontrano i volti della popolazione locale e si osserva lo stile essenziale spartano del loro vivere, declinato ovviamente alla forza della natura e al ritmo inverno.
Dal porticciolo cittadino è possibile effettuare l'escursione in barca per Assacutac, piccolo borgo situato a circa 6 miglia in barca da Sisimiut e ai piedi della montagna Kellingehatten, un tempo dedito alla pesca ed alla lavorazione del pesce. Un veloce trasferimento e lo scenario poi diventa subito ancora più incontaminato. Negli anni 60 e 70 diversi insediamenti groenlandesi furono abbandonati per motivi economici. Assacutac è proprio uno di questi. Quando la fabbrica di pesce chiuse, i cittadini furono costretti a trasferirsi a Sisimiut, dove c'erano posti di lavoro e condizioni di vita un poco meno proibitive. Oggi Assacutac è un vero e proprio museo all'aperto che stupisce il turista con il suo silenzio, con le sue tipiche costruzioni in legno rosse e che conserva tutti i tratti autentici delle tradizioni locali. La motonave Fram, nave ammiraglia della compagnia Hurtigruten, è stata varata e costruita in Italia da Fincantieri nel 2007 e ora scopriamo le bellezze di questa nave. La Fram originale era la più famosa nave esploratrice del suo tempo e le conquiste delle sue spedizioni non hanno uguali. La moderna motonave Fram conserva il patrimonio genetico dell'originale, utilizzando la tecnologia più avanzata per essere particolarmente adatta per i viaggi di spedizione nelle regioni polari. La Fram è stata costruita nel 2007 in Italia a Fincantieri con un chiaro intento: avvicinare i suoi ospiti alla natura con esperienze indimenticabili. Gli ampi ponti esterni includono l'accesso alla proa della nave, un luogo ideale per osservare la fauna marina e dedicarsi alla caccia fotografica. La nave è stata concepita come una nave da spedizione con strumenti per il disegno di mappe, database di rilevamento della profondità della nave, sonar estraibili, luci di ricerca per l'iceberg, sistema di localizzazione autonomo, serbatoio combustibile sovradimensionato per l'autosufficienza in un vero e proprio Expedition Deck Tools. Fram è semplicemente la migliore nave da spedizione che si possa immaginare. Naturalmente sono previsti tutti i servizi di una vera e lussuosa nave da crociera. 127 cabine di diversa grandezza, con le suite nominate come i grandi esploratori norvegesi, di semplice ma curato design, dal sapore prettamente nautico e dotate di tutti i comfort. A bordo della nave la location più apprezzata ed ambita è la Panoramic View, posizionata al settimo piano, una sala panoramica che ci permette di apprezzare le bellezze della nostra crociera a 360 gradi. Aree comuni per la lettura, area spa dotata di palestra, sauna, vaschi idromassaggio e stene riscaldate dove provare l'estremo relax di un bagno caldo circondati dai ghiacci. A bordo della nave c'è anche un bellissimo reparto storico che ricorda le imprese, le prime imprese del secolo scorso per la scoperta del Polo Nord e il Polo Sud. C'è un bellissimo modellino originale della nave Fram, la nave con cui il grande norvegese Roald Amundsen scoprì il Polo Sud nel 1911. Nel ristorante posto al Ponte 5 a Poppa si può gustare la migliore cucina senza rinunciare alla spettacolare vista della nostra crociera. La motonave Fram è una delle navi più recenti della flotta Hurtigruten e a bordo ha un ottimo standard sia in qualità, diciamo, come sistemazione in cabine confortevoli e modernissime, e anche come cucina. Infatti un punto molto importante della compagnia Hurtigruten è proprio sulla cucina, che utilizza principalmente prodotti a chilometro zero e prodotti locali, quindi tutti i menu sono diversi da un giorno all'altro proprio perché vengono preparati con materie prime locali. Una delle cose più belle da vedere qui in Groenlandia sono gli iceberg, il famoso ghiaccio che vedete qui alle nostre spalle, che si scioglie, si stacca dalla calotta artica e poi scivola verso il mare. La seconda tappa del nostro viaggio prevede uno sbarco con gommone. Siamo infatti arrivati a Qeqertarsuaq, una piccola città di soli 100 abitanti,
posizionata sulla costa sud dell'isola di Disco, nella omonima baia, che appartiene al comune di Ca Suit Sup. In passato il porto era importante per la caccia delle balene ed ora è sede di un interessante museo della stazione di ricerca artica. Sono poche le auto presenti lungo le piccole strade. Imbarcazioni slitte sono i mezzi di trasporto più diffusi. Nei pressi del paese c'è la bellissima vallata di Blaise Dalen e il ghiacciaio Ligmark. La calotta artica della Groenlandia è la più estesa al mondo, meglio la seconda più estesa al mondo dopo quella antartica. Sempre di più i ghiacci si stanno sciogliendo, i famosi iceberg che vedete qui alle nostre spalle. Il volume di questi iceberg, soltanto il 10% è sopra l'acqua, il restante 90% è sotto la superficie dell'acqua. Sono proprio gli aspetti naturalistici ad attirare la nostra attenzione di attenti viaggiatori. Geologicamente l'isola di Disco è molto più giovane della terraferma ed è molto diversa nella sua composizione. Decidiamo di avventurarci a piedi lungo la costa alla scoperta delle rocce basalitiche, accompagnate dagli esperti membri del team di spedizione. Ai limiti della città ci si può imbattere in magnifiche vedute di grandi iceberg in una spiaggia vicina, risalendo un'antica colata lavica, ed osserviamo la vegetazione che qui è sorprendentemente rigogliosa a causa delle sorgenti calde nascoste e della natura del terreno. Nelle frequenti soste si ha modo di osservare da vicino questa caratteristica vegetazione forgiata di ghiaccio e dal forte vento, e che è tra le più rigogliose dell'intera isola. Dato il clima, infatti, non sono presenti alberi. Le precise informazioni fornite dal team di bordo aiutano il turista ad approfondire la propria conoscenza geografica ed naturalistica. La Groenlandia è il vero paradiso della natura, una natura incontaminata. Qui è stato creato il parco naturale più grande al mondo. Pensate, è grande 974.000 chilometri quadrati, pari a 3 volte la grandezza della nostra Italia. La strada sale dolcemente, immersa nel totale silenzio. La combinazione di rocce bizzarre, il verde intenso delle piante e gli iceberg al largo è inimitabile e dà origine ad uno scenario unico.